Circa 9.000 visite oculistiche gratuite, programmate da Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e Unione Italiana Ciechi e Ipovidenti confermano l'attenzione al rischio grave di danni alla vista da parte delle più insidiose patologie oculari e ribadiscono la necessità di effettuare screening preventivi che, si è accertato, possono ridurre questi rischi addirittura dell'80%. Anche a Vibo Valencia, grazie al costante lavoro della Sezione Territoriale UICI, la sensibilizzazione e gli screening continuano a rimanere la al centro del costante impegno a far comprendere l'importanza della prevenzione e fare profilassi visiva. Da qui l'incontro in sede con la cullista Giovanna Carnovale del Centro Regionale per l'Ipovisione di Catanzaro con il relativo screening. E oggi siamo qui a celebrare come ogni anno la giornata mondiale della vista in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Noi come ogni anno abbiamo voluto aderire a questa eh, giornata perché per noi la prevenzione è fondamentale, è fondamentale far eh, eh, passare questo messaggio che eh... Di fare, di fare visite oculistiche, di fare prevenzione eh, perché tante volte le persone sottovalutano questo aspetto quindi eh, noi ci teniamo e ringraziamo per la collaborazione eh, di della recita di questa giornata eh, la il centro di ipovisione eh, di Germaneto A che età bisogna iniziare con eh, i primi screening? Sicuramente eh, sono eh, raccomandato mh, il primo screening alla nascita attraverso il test riflesso rosso. Poi a tre anni, a sei anni. A 12 anni e successivamente all'età di 40 anni, che poi andrà quindi, ripetuto ogni quindi, due anni, e dopo i 60 anni almeno quindi, si cerca quindi, di um, sensibilizzare quindi, la popolazione a sottoporsi quindi, a una visita oculistica almeno quindi, una volta l'anno perché ogni fascia d'età è passibile quindi, di vari quindi, rischi quindi, di patologia, e cerchiamo quindi di limitarli attraverso. Quindi una visita oculistica di base di controllo. Un primo passo avanti comunque la sanità pubblica l'ha fatto inserendo nella Lea almeno il controllo alla nascita. Eh, certo, è dal 2015-17 che il test riflesso rosso non viene fatto soltanto ai neonati, ai, ai nascituri a, a, a rischio, ma bensì a tutti quindi, i nuovi nati in tutti i punti neonatologici, in maniera quindi, da fare una prevenzione quindi, primaria. e in successivamente quindi inviare dall'oculista tutti i bambini con un riflesso quindi rosso patologico sia vero quindi che, che falso però almeno di sottoporti ad un'attenzione quindi visiva quindi migliore. A livello di popolazione quelle risposte ha riscontrato nel tempo? A livello quindi, di popolazione e nel tempo quindi, ho riscontrato quindi, che io da 25 anni quindi, sono quindi, oculista e vi dirò quindi, che la popolazione riesce quindi, un po' quindi, di più a fare quindi, delle visite di controllo, ad essere a partecipare quindi, a questi screening quindi, di popolazione quindi, a rischio, pertanto di fare quindi, più prevenzione, per, pertanto riusciamo quindi, a vedere quindi, dei, delle patologie, quindi oculari invalidanti sempre con una a minore quindi percentuale rispetto quindi ad un tempo.